Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. È l'anno santo della misericordia. Forse nessun altro evento del Vangelo rende così tangibile la misericordia quanto la passione di Gesù, così come ce la presenta l'Evangelista Luca. Padre, ecco la chiave per entrare nel mistero della misericordia. Con questa parola inizia la preghiera con cui Gesù affronta la drammatica vicenda della sua passione e con questa stessa parola si conclude. Padre. Questo ci insegna che è al cuore stesso di Dio che si deve fare appello, soprattutto quando gli eventi stridono con la nostra capacità a comprenderli e contrastano con la nostra debolezza. Misericordia è ciò che prova Gesù per i suoi discepoli. Non li rimprovera per non aver saputo vegliare con lui nell'orto degli ulivi. Luca afferma che il loro sonno è dovuto alla tristezza. L'Evangelista passa sotto silenzio anche la loro fuga. Infatti Gesù l'aveva preannunciato, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Dopo il rinnegamento da parte di Pietro, è ancora Luca ad affermare che il Signore si voltò e posò lo sguardo su di lui. Perché è normale il venir meno, è umano il peccare, ma è grazia e consolazione sapere che in quei momenti il Signore guarda con comprensione. Il Signore vede oltre, al di là della nostra debolezza. Chi altri poi, se non Luca, poteva descriverci l'incontro con le donne di Gerusalemme? È ancora la compassione a fermare Gesù. A coloro che ritenevano giusto compassionare lui, fa capire che più bisognosa di compassione è tutta Gerusalemme. Al Calvario gli atteggiamenti di compassione e di misericordia sono ancora più sorprendenti al pensiero che Gesù si trova in uno stato di estrema sofferenza, di totale impotenza, crocifisso. Mitezza e misericordia qui eccellono come in un gran finale. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù, che molte volte aveva esortato a perdonare, non poteva non darne l'esempio proprio in quest'ora del Golgota. Infatti, proprio alla fonte della misericordia fa appello. Padre, l'accoglienza del criminale che, crocifisso accanto a lui, gli si consegna con un estremo atto di affidamento, sprigiona, si direbbe, le ultime battute di questa sinfonia della misericordia. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Sì, deve essere davvero smisurata la misericordia di Dio, se perfino negli ultimi istanti del suo agonizzare sa farsi accoglienza, incondizionata e come sempre scandalosa. Infatti, non dimentichiamolo, quel criminale che si affida a lui è il primo cittadino del paradiso. Buona settimana santa a tutti voi. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.